Bene, siamo con il dottor Onofrio Ragozzino, che gestisce un importante agriturismo qui a Liberi e che in qualche modo è l'ideatore di un importante progetto energetico. Dottore Ragozzino, di cosa si tratta esattamente? Si tratta di dare energia elettrica prevalentemente il più possibile a un prezzo il più possibile ridotto e autosviluppandola noi, nella nostra comunità. Ecco, dico, chi è che può accedere a un progetto del genere? Allora, qui parliamo di parchi energetici, cose che già esistono in altre regioni d'Italia, Umbria o Puglia. In effetti chi accedono è un connubio pubblico-privato. Il privato costruisce l'impianto, il pubblico interviene con un consorzio di comuni o un comune singolo nell'acquistare l'energia che poi può distribuire o nella rete elettrica pubblica oppure ai suoi cittadini, vendendola poi ai suoi cittadini. Ecco, se si riuscisse davvero ad istituire, a creare questo parco energetico, a quante persone potrebbe soddisfare poi? Potrebbe soddisfare, dipende poi dal numero dei privati che acquisiscono il concetto, perché io ad esempio adesso costruirò un impianto di 30 kW, considera che io ne userò un poco più della metà e il resto andrà perso, quindi un buon 10-15 kW andranno persi se non si recuperano in un altro modo. Però questo è solo l'inizio, perché il mio progetto finale è quello di arrivare io personalmente a 100 kW, in quanto sulle superfici dei tetti che ho è possibile dislocare questi pannelli. Se altri insieme a me si mettono a fare questi tipi di impianti, arriviamo a un consistente wattaggio di corrente che si può produrre. Questa corrente poi a sua volta deve essere codificata in un progetto pubblico, in cui il pubblico comune o comunità montana o chi per esso acquisisce questa energia, sempre sfruttando la rete dell'Enel, acquisisce questa energia a un prezzo molto calmierato, ma ancora di più a un prezzo in cui è stabile il costo, in quanto si sa quanto costa perché si stabilisce all'inizio e quello è. Non ci saranno su questo costo tutte le tasse in più che si pagano nella bolletta attuale, tipo accise o altre banalità che purtroppo incidono molto sul costo dell'energia. Quindi io tutto sommato prevede, ad esempio, una comunità come Liberi, se almeno tutti gli imprenditori che attualmente hanno attività come la mia si mettessero a fare questo, potremmo soddisfare quantomeno l'esigenza della illuminazione pubblica di tutto il comune, il che non sarebbe una cosa da poco, considerando che il comune di Liberi, io penso che un 30-40 mila euro l'anno le spenda, e quindi potrebbe soddisfare completamente almeno questo tipo di esigenza. Poi è normale, se ci sono anche privati che vogliono acquisire e comprare questo tipo di energia, ancora di più si può andare proprio a livello proprio di dare l'energia al cittadino del comune e vendercela a un prezzo calmierato. Che ovviamente possono partecipare sia il pubblico che il privato. Il privato costruisce l'impianto. Ecco, questa è la domanda che gli volevo fare. Sì, il privato costruisce l'impianto, però l'impianto resta fine a se stesso se non si interviene con una rete pubblica. Io non posso andare, a meno che non mi vendo l'energia all'Enel, ma non conviene perché l'Enel la paga proprio pochissimo e quindi non conviene. Andrebbe sprecata questo surplus di energia. Una volta che io mi sono caricato le batterie che mi servono per la notte, una volta finito tutto, diciamo che è persa. No, quindi è un peccato perderla perché poi non è poca quella che si riesce a produrre con gli attuali pannelli. Considera pure un'altra cosa. A parte il concetto dell'energia fotovoltaica, c'è il concetto anche dell'eolico. Ecco, come vedi, oggi tira questo venticello, però qui, almeno su da me,
La brezzolina è costante. L'eolico che cosa comporta? Comporta le mini pale eoliche, che sono anche belle da vedere, non quelle enormi costruzioni che si vedono in giro. Si mettono sui tetti e danno corrente 24 ore su 24, quelle lì, perché girano sempre, specialmente in una zona come la mia, che è abbastanza diciamo ventilata, potrebbe produrre quasi sempre corrente. Quindi il mio impianto sarà un impianto misto, prevalentemente fotovoltaico, ma con l'aggiunto anche di mini pale eoliche. L'ultima domanda, ci sono già segnali di adesione da parte di qualcuno quando lei ha lanciato il progetto? Allora, segnali di adesione per il momento, diciamo, sono sulle intenzioni. Le intenzioni anche da parte di qualche comune. Io mi auguro che almeno il comune di Liberi possa essere il capofila in questo progetto, e potremmo essere anche di esempio ad altre comunità. Per quanto riguarda l'adesione dei privati, basta lanciare l'idea, perché il privato parecchie volte si mette paura, dice ma poi quanto mi costa, quanto non mi costa. Ecco, devo dire che i costi di questi impianti oggi, sfruttando bene tutta la legislazione che c'è, dal credito d'imposta ai benefici che si possono ottenere con vari bonus, non è che sia il costo inaccessibile. Davvero l'ultima domanda. Se si riesce a mettere in essere questo progetto, ecco, partendo da domani, quanto tempo ci vorrà? Io non voglio essere negativo, ma in un anno e mezzo si potrebbe essere completamente autonomi.